Si è fatto un po' tardi questa sera, sarò comunque in Pineta, sempre qui al Volpe Rossa Camp. C'è una bellissima variabilità in questa zona. C'è una costante, non so se la percepite, che è il vento. C'è tanto vento molto spesso, ma il vento è anche portatore di messaggi, quindi è interessante analizzarlo, studiarlo, capirne la direzione. Abbiamo anche imparato come utilizzarlo, sfruttarlo per avvicinarsi alla fauna selvatica. Ma quello di cui voglio parlarvi questa sera è legato a come e dove, soprattutto, trovare della corda all'interno dell'ambiente naturale, perché vi ho parlato di come intrecciare questa corda. Ma dove possiamo trovare un cordino di emergenza? Allora, guardate in questo caso, raso, direi raso terra, ma in realtà raso aria, perché subito sotto la coltre di terra passano delle radici, delle radichette piuttosto sottili in certi casi, altre volte sono più grandi come in questo caso. Ma guardate in questo caso, non vado a estrarla perché non voglio danneggiare la pianta verde. Questo che vi sto dicendo è una procedura da farsi solamente nel caso in cui si parli di una situazione di necessità, altrimenti andiamo a danneggiare la pianta. Si andrebbe ad estrarre questa radichetta magari facendo leva con un bastone. Se quindi avrei uno spezzone di corda lungo in questo caso anche un paio di metri, già pronto da utilizzare perché rimane molto flessibile ed è molto resistente. Immaginate la resistenza che deve avere la radice per poter tenere l'albero a terra. Però se esce fuori, e quindi in questo caso vedete si secca, diventa molto fragile. Quindi dobbiamo andare a recuperarla prima che sia secca. Vediamo se trovo qualcosa di specifico per mostrarvi meglio questo concetto. Ecco, guardate qui, alle mie spalle c'è un albero, in questo caso era un vecchio albero, che è stato abbattuto. Fra l'altro qui c'è del filo spinato, il pericolo numero uno, come lo chiamo. Ma questo qui ci aiuta? Guardare com'è fatto, l'albero entra all'interno del terreno, dopodiché tutte queste radichette partono dal tronco ormai immerso nel terreno, vedete quante sono? E sono superficiali, quindi possiamo andare piano piano, vedete, a recuperarle per poi avere un cordino già pronto oppure andare ad intrecciare questo cordino. Nel caso in cui doveste trovare un albero caduto, in quel caso potreste prendere del materiale, come vi sto dicendo, proprio per mettere alla prova tutte queste vostre abilità. Ecco, qui sembra esserci meno vento. Guardate quest'albero caduto, spaccato lì. Ancora qualche ago di pino attaccato, secco, ma ancora attaccato, vuol dire che non è caduto da tantissimo tempo. Quindi le radichette che ci sono nella zolla terrosa possono ancora essere recuperate. Chiaramente pensiamo un attimo a quello che è stato questo albero per questo punto e poi vi mostro quello che possiamo fare con queste radichette. Nonostante sia già un po' secco, quindi non stiamo prelevando qualcosa di verde qui dal terreno facendo leva, ma sicuramente una certa resistenza là, ovviamente, vedete, sto tirando con tutta la forza e resiste molto bene. Se sono troppo piccole è possibile riuscire ad intrecciarle con il sistema, con il metodo che vi ho detto la scorsa volta. Ovviamente però bisogna trovare delle radichette che siano ancora più verdi, proprio perché mano a mano che viene perso il liquido dalla radice stessa, chiaramente si va a seccare e quindi ad asciugare troppo, diventando estremamente fragile. Ecco, questa qui che ancora un pochino di umidità la conserva, vedete che possiamo riuscire ad intrecciarla. Quanto possono essere lunghe queste radichette? Beh, se le tiriamo fuori dalla sottoterra sono molto resistenti, quindi mano a mano che andiamo a tirarle fuori seguiamo la radichetta e progressivamente riusciamo a tirarne fuori dei segmenti che possono arrivare anche a 2 metri, quindi sono degli spezzoni di cordino che possono essere particolarmente utili. Come dicevo prima, vedete, può essere anche intrecciata progressivamente e poi andare ad aggiungere ulteriore fibra qui, prendendone un'altra nel caso in cui ci si riuscisse, ovviamente,
perché serve il materiale. Chiaramente bisogna prepararsi il materiale prima di iniziare il lavoro, in modo tale da sapere quanto materiale abbiamo a disposizione e quanto ne abbiamo, di quanto ne abbiamo ovviamente bisogno. Con il vento gli alberi scricchiolano, sentite, a me si è fatto tardi e quindi è ora di rientrare al Volperossa Camp. Per oggi vi auguro una buona serata, come vi dicevo appunto è possibile proseguire il cordino con l'intreccio, con il metodo che abbiamo visto nella scorsa puntata. Vi auguro una buona serata, ciao!